Ciao Gemmine, allora ho riacquistato sembianze normali perché ho appena girato il video tag testo croce ed era un disastro, quindi mi sono appena data una sistematina, però ho un altro pochino di tempo, quindi vi voglio far vedere delle cosine che ho comprato da Sephora ieri e anche una cosa che ho comprato un po' di giorni fa, e quindi adesso vi faccio vedere e poi c'è anche una sorpresina per voi. Allora, ieri da Sephora ho comprato quattro cose. Allora, due sono per il viso. Allora, ho comprato lo struccante waterproof, questo qui bifasico, cioè waterproof per togliere il trucco waterproof. E è questo qui che va agitato e diventa così e poi lo usate. Ancora non l'ho usato, sinceramente, però, boh, non lo so, vediamo, vedremo. Com'è, e l'ho pagato 7 euro e poi anche 7 euro ho preso questo qui che è il tonico sempre di Sephora, dice rinfrescante, vabbè, e anche questo, ah sì, questo l'ho provato veramente stamattina, l'ho provato e l'odore è abbastanza buono, abbastanza buono. Mi pare che c'è un po' di alcol dentro, però perché odora un po' di alcol, quegli altri che avevo provato di altre marche non avevano mai avuto alcol, cioè non lo so, però mi pare che abbia un po' un odore di alcol. Vediamo tra gli ingredienti. No, non c'è alcol, forse c'ha degli odori, dei profumi dentro che mi ricordano un po' di alcol, ma non sa di alcol, cioè non c'è alcol. Comunque vabbè, non ho ancora provato, quindi è solamente un olio questo qui. E quindi ho preso questi due prodotti della marca Sephora, visto che avevo finito quello di Kiko, sia di struccante sia di tonico, allora ho deciso di provare questi qui di Sephora, perché quegli altri che compravo di Lancôme, Dior, costano un pochino tanto, quindi questi di Sephora costano più o meno quanto quelli di Kiko, che però non è che mi sono piaciuti tanto, non tanto per come funziona, ma più che altro per la durata, perché ce ne voleva tanto di prodotto per farlo funzionare, quindi mi sono finiti subito. Quindi non lo so, adesso proviamo con questi qui di Sephora, vediamo come va. Poi dopo mi sono comprata per me una cosa bella, bellissima, che mi è piaciuta un sacco, cioè non avevo intenzione di comprarla assolutamente, però stavo lì a vedere lo stand delle nuove cose di Dior e ho visto i nuovi gloss che sono usciti e ce n'era uno che, mamma mia, era troppo bello, è il numero 553 Princess, c'è già il nome, mi è piaciuto troppo ed è bellissimo, è fatto così e il colore non so se lo riuscite a vedere bene, però è davvero davvero molto molto bello, non so se la mia macchinetta potrà mai mettere a fuoco, immagino di no, però è un colore, cioè abbastanza nude, però ha dentro un sacco di brillantini bianchi e fucsia, molto molto belli, anzi adesso me lo metto così, ve lo faccio vedere, ha l'applicatore così con il pennellino, che in realtà non è che mi piace molto, a me piacciono di più le spugnette, però è bello. Rimane abbastanza nude comunque, però a me piacciono questi lucidi labbra così e quindi va bene. Ho fatto questa piccola pazzia e mi sono regalata, mi sono fatta un regalo, diciamo anticipato per il mio compleanno che sarà il 5 giugno. Mi sono già fatta il regalino anticipato e questo l'ho pagato sui 25 euro. E devo dire che mi piace molto di più di un altro gloss di Dior che avevo già, che è questo qui. Questo l'ho comprato forse l'anno scorso, non lo so. È sempre il Dior Addict. Questo è Crystal Gloss, invece questo qui è solo gloss. Ed è il numero 077. Però questo qui dura così poco e aveva tutti questi bei glitter che non vedrete mai, però che comunque in realtà non, cioè è praticamente trasparente, non si vede niente, quindi cioè, è carino, però niente di che, insomma, non vale 25 euro. Invece questo qui mi sta piacendo molto, mi sembra. Cioè, l'ho comprato ieri, però l'ho usato ieri e lo sto usando oggi, quindi mi piace di più, insomma, quindi sono contenta. E poi dopo
vi voglio annunciare un giveaway che ho aperto stamattina su Instagram e darò via. Ta-dan! Il blush, questo qui della Too Faced a forma di cuore, che io voglio tantissimo per me, però mi è stato già promesso per il mio compleanno e quindi non l'ho comprato per me, ma l'ho comprato per voi. E quindi, se volete vincerlo, andate sul mio Instagram che è Gemmina Franci, magari vi lascio il nome anche scritto sotto, perché non so come si fa a mettere il link su Instagram di Instagram, perché dal computer non riesco ad andarci, non sono capace. Non lo so, ci vado solo dal cellulare, quindi dal cellulare non posso mettervi proprio il link sotto a questo video, però vabbè, Gemmina Franci, tutto attaccato con la Y finale, quindi vabbè, è facile il nome, dai, mi trovate sicuramente. E quindi andate su Instagram, ho messo la foto stamattina, c'è la foto del blush, e mi seguite, mettete un commento, cioè lasciate un commento sotto alla foto e lo potete vincere. Adesso delicatamente provo ad aprirlo, così ve lo faccio un po' vedere anche da dentro. È proprio bello, bello, bello. È fatto così. È di cartoncino la confezione. E poi si apre e dentro c'è il blush che è bellissimo, è sfumato dal fucsia all'aranciato, molto bello. Ci sono tre colori: quello sopra appunto è fucsia, quello al centro è un aranciato un po' più chiaro e poi sotto c'è un aranciato un pochino più scuro. Tutte e tre con glitter, shimmer, come volete dire, comunque proprio il mio blush, cioè questo è me fatto blush. C'ha tutto quello che sono io, cioè cuoricioso, è rosa, ha i brillantini, è proprio me. Quindi vi regalo una cosa che proprio sapete che è proprio da parte mia, insomma. E quindi questo qui ve lo richiudo e io aspetterò fino al 5 giugno per avere il mio, che so già che riceverò. Quindi niente. Allora, queste qui erano le cosine del. Poi un'altra cosa, aspettate, che vi volevo dire è che ieri da Sephora ho visto che c'erano questi cartoncini che venderanno il Clarisonic in esclusiva dal 7 giugno. E quindi io non so quanto costa il Clarisonic, però ne ho sempre sentito parlare molto bene, quindi ve lo dico, se magari vi interessa, dal 7 giugno lo venderanno da Sephora, magari andrò a vederlo, a vedere quanto costa, vedere un pochino come funziona. E poi allora un'altra cosina che vi devo far vedere è il Cabana Boy, che è questo blush che ho comprato alla profumeria La Gardenia qualche giorno fa di The Balm, che è questo marchio qui che adesso è uscito in Italia in esclusiva solamente nelle profumerie La Gardenia. E infatti mi sono anche fatta la tessera pensando che poi magari potrò comprare qualche altra cosina. Allora, è fatto così, si toglie da questo cartoncino, è molto molto carino. Il packaging è davvero carino, ricorda un pochino Benefit secondo me, a me già Benefit piace molto, quindi il packaging è davvero carino, però il blush mi ha veramente sorpresa perché è davvero davvero carino. C'è un bello specchietto e poi il blush è di questo colore qui, una specie di, non so come dire, un rosa molto scuro e glitterato, ma molto molto bello. Adesso non me lo sono messo, così me lo metto con voi, così ve lo faccio vedere com'è. E a me piacciono i blush così scuri, quindi mi piace davvero molto. Comunque non è che c'erano tante cose che mi piacevano di questa marca, sinceramente. Cioè, il packaging è molto carino di tutto, però c'è una terra che è molto molto carina. Vabbè, intanto questo qui è il blush, appunto, così è applicato. C'è una terra che il packaging è molto carino, però io la terra non è che la uso molto. E poi c'è una palette molto carina che si chiama, mi pare, quella dei nude, insomma, una specie di naked grande. E molto molto carina perché all'interno ci sono disegnate tante donnine nude, e però qui sul seno e poi sotto hanno la cialdina con, tipo così, tic, la cialdina con il colore, quindi sono coperte dagli ombretti, molto molto carina. Però non mi ricordo quanto costava. Allora, questo qui l'ho pagato sui 14 euro. La palette mi pare venisse sui 30. Appunto, i colori sono molto simili alla Naked, quindi non so se la comprerò.
E poi che altro c'era? C'erano gli ombretti singoli, c'era un mascara che non è che mi ispirava più di tanto, c'erano dei rossetti che però il packaging non è così carino, quindi non lo so. E i pennelli erano molto molto carini, quindi forse comprerei un pennello, però non so, cioè io ho chiesto alla commessa, ma sono buoni i pennelli? Lei ovviamente mi ha detto sì, però non lo so, perché sinceramente di De Balme non ho mai sentito parlare degli ombretti, dei pennelli. Quindi... Se qualcuno di voi magari l'ha provato o lo prova, poi magari mi fate sapere, magari mi fate sapere come sono, così magari appunto mi comprerò un pennellino perché erano molto carini. Poi un'altra cosa che ho comprato molto molto carina è questa gonna che avevo qualche giorno fa in una foto su Instagram, non so se l'avete vista, che è della Fornarina. Guardate quanto è carina. È davvero un amore. E è fatta tipo di materiale a righe, tipo di camicia, molto leggero, però ha tutti questi nodini arancioni e azzurri e giallini. E poi dopo il sotto è tutto ricamato con queste rose, con le perline. È davvero molto molto carina. E questa qui appunto l'ho presa alla Fornarina, però l'ho presa all'outlet di Valmontone. Sono andata l'altro giorno e... Allora, l'ho pagata, l'ho tolto il cartellino perché l'ho indossata, però scontata con prezzo outlet l'ho pagata 70 euro e lo so che è tanto, infatti sono stata lì mezz'ora a decidere se prenderlo o no, perché comunque già un prezzo outlet 70 euro, cioè, è parecchio, però è davvero molto molto carina. E inoltre però non so neanche bene come abbinarla, perché per ora l'ho abbinata con una canottiera bianca e non saprei come altro abbinarla, visto che è molto particolare, quindi non è che ci posso mettere una maglietta sempre di una fantasia o non lo so. E mi pare che a prezzo pieno venisse sui 150 euro, quindi davvero tanto tanto, però posso capire perché appunto sotto c'è tutto questo ricamo, quindi forse è per questo, però vabbè, alla fine mia madre mi ha detto dai, è bella, anche se costa tanto, prendila. E quindi alla fine l'ho presa e non so, spero di utilizzarla tanto, perché visto che l'ho pagata così tanto la vorrei utilizzare tantissimo. E poi ho comprato una cosa troppo 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 carina in un negozio di porcellane, che è questa qui. Guardate che amore, è una foglia con dentro un coniglietto, anzi una coniglietta, guardate quant'è carina, che ha in mano un uccellino, molto molto carina. Io magari la userò per metterci la sera quando mi levo l'orologio magari, oppure che ne so, per le monetine, non so, qualcosa. L'avevo messa lì, lì vicino alle Hello Kitty, e così magari la sera mi levo gli orecchini e poi li metto qui dentro, molto molto carina. E questa qui, prezzo pieno non me lo ricordo, però sempre all'outlet l'ho presa, quindi l'ho pagata sui 5 euro, quindi abbastanza pochino. Era proprio carina carina, non potevo non prenderla, è davvero un amore. Poi, ultima cosa che ho preso sono queste ciabattine qui di questa marca Ipanema. Le ho prese sempre lì a Valmontone e sono molto carine perché sono fatte di gomma, tipo flip-flop per intenderci, però sono, cioè, secondo me sono molto più da città, insomma, infatti le sto indossando in questi giorni. Sono davvero carine, hanno questo disegno sulla pianta, che poi vabbè non si vede molto, però la cosa carina è che qui dietro sono fatte tipo così, come se fosse un cestino, e poi qui ci sono questi due buchi, vedete, perché c'erano dentro, però ce l'ho di là nel cassetto, c'era dentro un filo e sempre di questo marrone sbrilluccicoso che si può arrotolare alla schiava sopra, arrotolare, annodare alla schiava sulle caviglie, e quindi sono molto molto carine, mi piacciono tanto. E queste le ho pagate sui 20 euro, mi pare, insomma, non tanto. E sono molto carine, molto comode anche, le sto indossando parecchio. E quindi niente, questi qui erano i miei ultimi acquisti.